Hanno prestato giuramento al comune di Gela i nuovi assessori nominati dal sindaco Domenico Messinese. Il primo cittadino ha assegnato le deleghe ai componenti della giunta. Gli assessori Simone Siciliano e Fabrizio Morello mantengono le precedenti. A Giovan Battista Mauro, patrimonio, urbanistica e territorio. Gli ultimi assessori nominati sono Valeria Caci, servizi sociali, salute e istruzione, Maurizio Melfa, lavori pubblici e Valentino Granvillano, sport, turismo, cultura, eventi, polizia municipale, viabilità e trasporti pubblici. Il completamento della giunta mi è stata suggerita dalla città di Gela. Persone che si sono spese per migliorare il nostro territorio, persone che attive e che hanno cercato di dare contributo per la crescita e non inutili e sterili discussioni per la distruzione di quello che si ha. Quindi da ciò sono convinto di aver accanto a me sei persone che si spenderanno al massimo per poter garantire un futuro migliore della nostra città e soprattutto creare quelle prospettive che non serviranno solo a noi oggi, ma che daranno le risposte al territorio per gli anni a venire. È un momento difficile per la città di Gela, di conseguenza sono stata chiamata per prendermi una grossa responsabilità, che è quella di stare accanto alle famiglie che in questo momento affrontano un momento di crisi. Di conseguenza sono cosciente dell'incarico e cosciente anche della difficoltà di questo cammino. Starò accanto alla città, ho intenzione di parlare con tutta la città e con coloro che possono dare una mano a risollevare le sorti di Gela. La necessità che Gela ha bisogno di interventi urgenti, immediati, e risposte da parte di chi realmente conosce le problematiche. Sono stato chiamato come gruppo referente del consorzio Gela Centro e probabilmente la chiave di lettura è uno sviluppo del centro storico, da cui la storia ci insegna nasce uno sviluppo della città stessa. Abbiamo intenzione di dare supporto e siamo convinti che in un momento così particolare, anche dal punto di vista politico, sebbene parlo da un non politico ma da un soggetto che non è avulso dalla politica stessa, si necessita di essere operativi immediati. Mi do conto che in questo momento più che mai c'è bisogno di accostarsi alla causa, al bene comune della città, e quindi in quanto tale le forze sane devono in qualche modo necessariamente approcciarsi alla politica, quella buona, quella che può risolvere i problemi di questa collettività. L'abbiamo affidato a quello dei lavori pubblici, settore strategico, perché è un ramo che può dare moltissimo lavoro e occupazione, e questa è la vera priorità di questa città. Beh, proprio oggi, proprio in questo momento, ho avuto attribuita la delega del territorio e quella del patrimonio. I propositi quali sono? Abbiamo un lavoro da continuare, che è quello del piano regolatore generale e nella fattispecie l'attuazione proprio di ciò che finora abbiamo ricevuto. Speriamo di sistemare alcune cose che non rimaste in sospeso e vediamo di dare una forte accelerata a uno strumento che la città ha urgentemente bisogno.